John Borno, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. L'Inter non va oltre lo 0-0 con l'Atalanta. Guardate che voce ho, ragazzi, cioè che voce ho. Ma che voce, non si sente un cazzo, sto senza voce, vabbè. Niente, l'Inter pareggia 0-0 con l'Atalanta e quindi butta alle ortiche un'occasione grandiosa, perché domani, in un modo o nell'altro, una fra Roma e Lazio prenderà punti. Quindi, insomma, da qualche squadra perde i punti, se non da tutte e due. Ovviamente perdere un punto da tutte e due probabilmente in questo momento non so se sarebbe il male minore. Sarebbe da contare, perché se dovesse vincere l'Inter... se dovesse vincere quella della Roma o la Lazio, l'Inter non avrebbe perso punti da una delle due. Una se ne va bene, però effettivamente sti cazzi, cioè alla fine deve prendere un posto, sono quattro. Se dovessero pareggiare, insomma, un punto glielo danno tutti e due, però nessuno scappa. Quindi, insomma, questo sarà un punto molto importante da realizzare. Fra l'altro il Milan sarà felice, perché ovviamente si vede con l'Inter che pareggia con l'Atalanta, e quindi, cioè, ovviamente diciamo che l'Inter un punto l'ha fatto, quindi insomma... Se Roma o Lazio dovessero una delle due vincere, insomma, prenderebbe un punto all'altra, mentre se pareggiassero rimarrebbero uguali. Mi sono espresso piuttosto male, però parlavo, diciamo, in vista della possibilità di raccogliere punti, perché per me, in vista di un Roma-Lazio, non è facile vincere a Bergamo, però l'Inter aveva come presupposto quello di portare a casa i tre punti. Scusate se mi sentite un po' rincorrere, che è così, oggi sto così, ho la voce che sembro, potrei cantare Gianna Nannini. A parte questo, diciamo che l'Inter ci ha avuto tante occasioni. Per me, quando arrivi lì, il pallone lo devi buttare dentro. Non c'è altra possibilità, non hai altra possibilità. Non hai possibilità, Perisic se magna tanti gol, troppi davanti alla porta. Qualcosa se magna anche Gagliardini. A me Rafinha mi è piaciuto, non tanto perché poteva fare di più, però mi è piaciuto, diciamo. L'Atalanta nel secondo tempo è quasi sparita. Non ho capito perché l'allenatore ha tolto Barro, spero si dica così. Perché comunque era uno dei pochi dell'Atalanta che mi sembrava frizzantino, cioè sotto porta ci metteva il piede. Poi non è che parliamo di, che ne so, di Cardi, però Barro sotto porta ci metteva il piede. Finisce a reti bianche. L'Inter a Bergamo, ragazzi, non vince mai. Tipo negli ultimi 12 anni ha vinto due volte. Quindi fate voi. Diciamo che l'Inter ci aveva anche parecchi buchi, perché gli mancava Vesino, gli mancava un altro che adesso mi sfugge, non mi ricordo. Gli mancava un altro giocatore, mi pare che era squalificato, Candreva gli mancava, che era squalificato. Però diciamo che anche l'Atalanta qualcuno gli mancava Spinazzola, diciamo Pepe Tagna per squalifica. Quindi insomma era una partita dove le due squadre, secondo me, hanno cercato di farsi meno male possibile. L'Inter voleva vincere e si vedeva. E forse sono due punti, diciamo, buttati. Però a Bergamo non è che ci vincono tante squadre, quindi ci può anche stare. Fatemi sapere voi come l'avete visto, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa partita. Io come sempre vi ringrazio per la visione. Se il video è piaciuto, invito a lasciare un mi piace, in caso avete un dislike come sempre. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, faccio video pure senza la voce. Buon Natale, noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.